Mercoledì 17 gennaio 2024, buona giornata da Davide De Amicis, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Radio Speranza in Blu. Ieri nel tardo pomeriggio un uomo di 52 anni di Fraine, provincia di Chieti, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Fondovalle Treste a Liscia nell'Alto Pastese. La vittima viaggiava a bordo di una Lancia Y e per cause in via di accertamento la sua vettura è finita in una scarpata dopo essere uscita di strada. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il 118, ma i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. E domani, giovedì 18 gennaio 2024, a partire dalle 15, ci sarà la commemorazione in occasione del settimo anniversario della tragedia dell'hotel Rigopiano a Farindola, in cui persero la vita 29 persone, vittime della valanga di neve che travolse la struttura proprio il 18 gennaio 2017. Ascoltiamo quale sarà il programma delle celebrazioni e le sensazioni a 7 anni dall'accaduto dal referente del Comitato Vittime di Rigopiano, Marcello Martella. In pratica c'era una fiaccolata che parte da lì al parcheggio dove sta la fontana prima dell'hotel. Ci arriva davanti all'obelisco dove sta la foto con tutte le vittime. Poi ci sarà l'esposizione di fiori della corona che di solito manda ogni anno il Presidente della Repubblica. E poi ci sarà l'alza bandiera con la tromba e parleranno i politici che intervengono. Poi ci sarà la messa all'interno del sito e alle 16:49 ci sarà la lettura di tutti i nomi con i palloncini che verranno rilasciati, 29 palloncini bianchi, e il coro di altri bacini che canterà il Signore delle Cime. Quale sarà il vostro auspicio, la vostra preghiera, ecco, che dal memoriale di Rigopiano voi diffonderete al paese? Beh, che sia fatta giustizia, queste 29 vittime possano riposare in pace, anche se mia figlia non torna indietro, intendiamoci, lo sappiamo tutti questo. No. Insomma, un segno che comunque lo Stato sa anche riconoscere i propri errori che sono stati fatti. Per far questo bisogna che qualcuno paghi. Il 30 novembre 2023 è stato eseguito presso l'ospedale civile di Pescara da parte dell'equipe medico-chirurgica dell'unità operativa di urologia diretta dal dottor Roberto Renzetti, coadiuvato dal dottor Dino Petrone e dall'equipe di chirurgia vascolare diretta dal dottor Antonio Antico, un intervento importante per la sua complessità, per la rimozione di un rene colpito da una massa tumorale di grandi dimensioni con un'infiltrazione neoplastica della vena cava. L'operazione è avvenuta su un paziente di 56 anni, trasportato in pronto soccorso in seguito a un incidente stradale. Durante gli accertamenti radiologici per la valutazione del trauma è stata riscontrata casualmente una patologia neoplastica. Il caso è stato particolarmente complesso e ha richiesto alta professionalità e collaborazione di professionisti di varie branche specialistiche, ha spiegato il dottor Renzetti, e abbiamo scelto di rendere noto l'episodio a distanza di alcune settimane dall'intervento per verificare la ripresa del paziente e la risposta a un evento sanitario o comunque traumatico. Paradossalmente, continua il medico, quell'incidente gli ha salvato la vita. Quando i sanitari, come da prassi, hanno infatti eseguito un attacco addominale con mezzo di contrasto, gli hanno riscontrato una voluminosa massa del rene destro di 13 cm x 8 cm x 8,5 cm in presenza di un'infiltrazione neoplastica della vena renale omolaterale e della vena cava per 6 cm circa. Ovviamente tale riscontro ha imposto l'organizzazione in breve tempo di un intervento chirurgico di nefrectomia per asportazione della massa renale e trombectomia cavale, intervento eseguito dal dottor Roberto Renzetti e dal dottor Antonio Antico, coadiuvati dall'equipe anestesiologica coordinata dalla dottoressa Maria Rizzi e con la dottoressa Teresa Meo. Il presidente della regione Marsilio con l'assessore Imprudente ieri ha incontrato il mondo vitivinicolo abruzzese. Quello di ieri è stato un primo incontro, ma non sarà l'ultimo. Con i rappresentanti del mondo vitivinicolo abruzzese, afferma Marsilio, abbiamo affrontato le problematiche che attanagliano il settore, a cominciare dalla gravissima perdita produttiva causata dalla peronospora, cercando di valutare la possibilità di individuare ulteriori possibili soluzioni a supporto delle imprese finalizzate a preservare l'integrità
e la continuità operativa di molte di esse. Questo dunque è il commento del presidente della regione Abruzzo al termine dell'incontro che si è svolto ieri mattina nella sede della regione a Pescara, a cui insieme al vicepresidente e assessore all'agricoltura Emanuele Imprudente ha incontrato i rappresentanti del DAC Vino d'Abruzzo, Consorzio Tutela Vini, Movimento Turismi del Vino, Città del Vino, Assoenologi, Giovani Viticoltori Abruzzesi, Conf Cooperative, Vino Coldiretti, Conf Agricoltura e CIA. Un incontro molto positivo che traccia il percorso per affrontare la ristrutturazione del comparto della viticoltura abruzzese per non trovarsi impreparati davanti a eventi causati anche dai cambiamenti climatici. Molte delle aspettative dei rappresentanti di categoria sono attenzionate da tempo dal nostro assessorato al fine di trovare le opportune soluzioni, aggiunge Marsilio, un percorso pieno di difficoltà che stiamo affrontando con grande impegno. E la regione ha pubblicato un bando da 6 milioni di euro per trasformare le aziende agricole abruzzesi, incentivare le aziende agricole a diversificare i propri redditi favorendo lo sviluppo di attività agrituristiche. E questo, in sintesi, il principale obiettivo del bando SRD03 denominato Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, teso a stimolare l'occupazione, la crescita e lo sviluppo nelle zone rurali, favorendo l'integrazione del reddito familiare di contadini e allevatori e la sostenibilità economica delle loro aziende. L'avviso è stato pubblicato nei giorni scorsi dalla Regione Abruzzo su impulso dell'assessorato all'agricoltura nell'ambito del complemento di sviluppo rurale che ha preso il posto della programmazione sin qui attuata dal programma di sviluppo rurale. La dotazione finanziaria è di 6 milioni di euro, il periodo di presentazione della domanda, della durata di 15 giorni consecutivi, sarà annunciato con uno specifico avviso pubblico sul sito della Regione Abruzzo 10 giorni prima dell'apertura. Per la realizzazione degli interventi finanziabili sarà concesso un sostegno sotto forma di contributo in conto capitale che non potrà essere superiore al 50% delle spese complessive previste dal progetto, da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 250.000 euro per ogni domanda. Beneficiari del bando sono gli imprenditori agricoli singoli o associati che intendano avviare attività extra agricole nelle zone rurali, diversificando la loro attività tradizionale. Sono esclusi gli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. Grazie ai fondi messi a disposizione con il bando per la diversificazione delle aziende agricole, dichiara il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente, intendiamo offrire alle imprese abruzzesi l'opportunità di crescere ulteriormente, integrando l'agricoltura con attività che siano in grado di moltiplicare le opportunità di occupazione e reddito. Si tratta di un'importante occasione per le nostre aziende che avranno la possibilità di promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali e contribuendo a migliorare l'equilibrio territoriale sia in termini economici che sociali. L'auspicio, conclude Imprudente, è che l'intervento contribuisca significativamente a rafforzare la sostenibilità economica delle aziende, favorendo nel contempo la promozione delle peculiarità del territorio abruzzese. E andiamo a Pescara, dove fioccano le polemiche dei consiglieri comunali della minoranza di centro-sinistra a seguito del taglio degli alberi ritenuti secchi affinché vengano poi sostituiti con nuovo verde in Corso Umberto nell'ambito dei lavori di riqualificazione del centro cittadino, polemiche alle quali ha replicato il presidente della Commissione Comunale Ambiente Ivo Petrelli. Gli alberi di Corso Umberto che stiamo rimuovendo, afferma, come da progetto di riqualificazione sono malati da almeno 10 anni, in molti casi sono arbusti secchi, dunque potenzialmente pericolosi, piante morte, e a certificarlo è stata la Sovrintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, che ha autorizzato l'intero intervento urbanistico e architettonico. Quando parlano le carte, probabilmente, aggiunge Petrelli, la strumentalizzazione politica dovrebbe tacere, ma è evidente che le elezioni incombono, 5 anni passati all'opposizione pesano e le prospettive per il centrosinistra non sono delle più rosee. Chiaramente ce ne faremo una ragione, preoccupandoci piuttosto di continuare a lavorare per dare ai cittadini un territorio sicuro, solido, bello e vivibile, conclude Petrelli. E Italia Nostra a Pescara segnala nuovo abbattimento di un pino nell'ambito dei lavori di riqualificazione in Viale Primovere. Ieri denunciano gli attivisti, un altro pino è stato abbattuto
abbattuto in viale Primovere 14, nel viale protetto di Pescara, assaltato da un progetto che chiamano di riqualificazione, aggiungono gli attivisti. Ieri è stato abbattuto un albero che, ironia della sorte o malafede degli uomini, nello stesso progetto era definito come conservato. Il 5 gennaio un altro pino, tra quelli che si dovevano conservare, era caduto in viale Primovere 20, mostrando a tutti la dura realtà, le radici strappate e recise. Queste radici danneggiate ci raccontano una storia e purtroppo anche quello che verrà, aggiunge Italia Nostra. Quanti alberi di quelli che siamo riusciti a salvare, si domanda l'associazione, vedremo perire perché ruspe e benne hanno tagliato le loro radici e attaccato il loro spazio vitale? E andiamo a Montesilvano, dove l'amministrazione comunale ha dato il via ai lavori di realizzazione della mensa della scuola dell'infanzia di via Almirante, facente parte dell'istituto comprensivo Ignazio Silone, che ospiterà 210 alunni. L'opera servirà anche per i bambini del nuovo nido, i cui lavori sono stati finanziati e appaltati e che partiranno tra qualche giorno. La nuova mensa scolastica prevede una sala da pranzo, delle sale di sporzionamento all'interno delle cucine e i servizi. I tempi di realizzazione previsti per ultimare l'intervento sono di 240 giorni. L'opera è costata 383.451,13 euro, compresi gli oneri di sicurezza, grazie ai fondi del PNRR, il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, che il comune di Montesilvano è riuscito a recepire. Il responsabile unico del progetto è l'architetto comunale Antonio Petitti, mentre la ditta che si sta occupando della struttura è la Peluso Costruzioni SRL di Vasto. Soddisfatto il vice sindaco Paolo Cilli, che aveva annunciato l'opera lo scorso settembre con l'approvazione dei progetti esecutivi da parte della giunta comunale. La nuova mensa era attesa da anni dai bambini che frequentano a tempo pieno la scuola dell'infanzia in via Almirante, afferma il vice sindaco con delega alla pubblica istruzione Cilli. Una volta impostate le fondazioni della mensa, procederemo anche con la realizzazione del nuovo nido, visto che le due strutture sono strettamente correlate tra loro. La mensa scolastica servirà a sopperire le esigenze dei bambini della scuola dell'infanzia, circa 150, e di circa 60 di età compresa tra i 0 e i 3 anni, che frequenteranno il nuovo nido, il quale una volta ultimato verrà gestito dall'azienda speciale. La mensa sarà pronta per l'anno scolastico 2024-2025 e potrà essere importante per tante famiglie della zona che scelgono il tempo pieno per i loro figli. Oggi, mercoledì 17 gennaio 2024, la Chiesa celebra la memoria liturgica di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali. E siamo alle previsioni meteo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte stratificate che tenderanno ulteriormente ad intensificarsi nel corso della giornata, ad iniziare dalla Marsica, dall'Aquilano, dall'Alto Sangro e sulla Valle Peligna. Dal pomeriggio saranno possibili precipitazioni sparse in intensificazione, soprattutto sul settore occidentale, sulle zone montuose, con venti di libeccio e rinforzo e raffiche che tra la serata e la nottata e la mattinata di domani, giovedì 18 gennaio, potranno localmente superare i 100-120 km/h sulle zone montuose, 70-90 km/h sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. Forti venti di libeccio continueranno ad interessare la nostra regione anche nella giornata di domani, ma tenderanno progressivamente e temporaneamente ad attenuarsi dalla serata nottata e nella mattinata di venerdì. Le temperature saranno in aumento anche sensibile sul versante adriatico a partire dal pomeriggio sera. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Il rinforzo nel corso della giornata, attese forti raffiche a partire dal pomeriggio sera sulle zone montuose e sul versante adriatico, dove soffierà il garbino impetuoso. Il mare sarà generalmente poco mosso o mosso col motondoso in aumento, localmente poco mosso sotto costa da stasera. Il meteo è a cura di Giovanni De Palma, direttore di abruzzometeo.org. E con questo è tutto. Davide Di Amicis vi ringrazia per l'attenzione, a risentirci.